qualsiasi operazione di sgombro della polizia locale coordinata dal comandante Natale Carotenuto. I caschi bianchi infatti hanno proceduto con un'attività di sgombro dei cittadini extracomunitari che avevano trovato dimora nella contrada di Gromola a Capaccio Pessum, in baracche fatiscenti, roulotte e strutture pericolanti, mettendo a rischio la propria incolumità. Stranieri che vivevano al limite della decenza in strutture prive di servizi igienico-sanitari. La loro presenza era concentrata in modo particolare intorno al complesso denominato la Bufalara, interessato nell'agosto del 2012 già da un'operazione di sgombro effettuata sempre dalla polizia locale di Capaccio Pessum congiuntamente con i carabinieri. In quell'occasione furono circa una ventina gli extracomunitari controllati e sgombrati dalla struttura. L'operazione fa seguito ad un sopralluogo effettuato dalla polizia locale Michele Milano, responsabile dell'unità operativa prevenzione collettiva del distretto sanitario Capaccio Roccadaspide, a seguito del quale sono state riscontrate le pessime condizioni in cui vivono gli stranieri nella zona circostante il complesso della Bufalara. Quando i vigili sono giunti nella zona, nelle baracche e roulotte non hanno trovato nessun extracomunitario che probabilmente si erano recati al lavoro già dalle prime ore del mattino. Sono state smantellate diverse baracche e roulotte prelevate dagli operai del comune per essere smaltite in apposite discariche. In particolare è stata smontata una baracca e prelevata una roulotte collocata nelle immediatezze della struttura della Bufalara ed è stato smantellato una sorta di accampamento situato nelle immediate vicinanze dove erano state allestite altre baracche fatiscenti e roulotte. I controlli dei caschi bianchi continueranno anche nei prossimi giorni al fine di accertare che in zona non siano realizzate altre dimore improvvisate per extracomunitarie. Di fronte a questo scenario va detto che spesso gli stranieri devono fare i conti con i pregiudizi dei proprietari di abitazioni che si rifiutano di fittare loro immobili ed in alcuni casi accade pure che gli stranieri vivono in appartamenti ristretti fittati a prezzi spropositati rispetto ai servizi offerti. Il problema dunque in alcuni casi è anche trovare una casa dove vivere in modo dignitoso. Comandante Natale Carotenuto, stamattina l'ennesimo sgombero alla Bufalara di Gromola. Sì. Abbiamo provveduto a bonificare l'area in effetti occupata già precedentemente da persone extracomunitarie e stamattina abbiamo provveduto a togliere tre roulotte adibite a dormitorio, a cucina. In effetti erano state posizionate nei pressi della Bufalara? Sì, adiacente alla Bufalara. Avete trovato persone? No, persone no, perché probabilmente già erano già andate al lavoro, però abbiamo provveduto alla bonifica totale con i mezzi di una ditta apposta per la disinfestazione e poi abbiamo provveduto a mezzo di operai della Sarim e della società Sele Calore alla bonifica delle masserizie. Abbiamo tolto anche le due roulotte e abbattuto un manufatto precario che era adibito anche questo dormitorio, però le condizioni igienico-sanitarie erano pessime. Avete più o meno un'idea di quante persone potevano stare in questi alloggi di fortuna? Ma guardi, minimo erano 5-6 che dormivano in queste alloggi di fortuna. Ci sono altre situazioni dello stesso tipo sul nostro territorio? Sì, ci sono e stiamo provvedendo a organizzarci per effettuare i dovuti provvedimenti di sgombero e sistemazione per questa gente che purtroppo vive in queste condizioni. E c'era anche una situazione di allaccio alla rete elettrica? Sì, abbiamo trovato purtroppo un allaccio alla rete dell'Enel e provvederemo a fare denuncia contro ignoti per questi atti. Questa mattina c'è stato l'ennesimo sgombero alla Bufalara di Gromola, che viene ormai da tempo utilizzata come luogo da extracomunitari che non hanno una dimora. Allora sì, questa mattina però è stato fatto un intervento da parte della Polizia Municipale con gli operai della Sele Calore Multiservizi più radicale. Nel senso che abbiamo quelle roulotte intorno alle quali poi con dei mattoni avevano anche creato un paio di ambienti, sono state le roulotte completamente sradicate, rotte e portate via quindi alla discarica, mentre l'ambiente con i mattoni è stato completamente divelto e quindi ripristinato.
Abbiamo, per quanto riguarda la Bufalara, adesso in queste ore stanno murando di nuovo gli ingressi e tutto questo noi mandiamo questa ordinanza del sindaco va mandata alla regione, quindi l'ex ERSAC, alla quale regione diciamo che loro devono provvedere ad horas a tenere sotto controllo affinché quella Bufalara non sia più sede di bivacche oppure di alloggi abusivi. Se la regione non ottempererà a questo, lo faremo noi, in danno poi con i soldi che spenderemo per tenerlo sotto controllo alla regione. E poi possiamo anche avviare un iter burocratico affinché quella Bufalara venga requisita dal comune, diventi proprietà del comune. Così. C'è già una richiesta, se non ricordo male, in tal senso. C'è già una richiesta in tal senso, però non abbiamo avuto risposta. Adesso noi mandiamo questa ordinanza di ottemperare alla tenuta in sicurezza della Bufalara. Se la regione ci risponderà a picche, avvieremo un iter burocratico, come mi dicono, dei nostri uffici affinché magari diventi di fatto nella disponibilità del comune, in modo che una volta per tutte, dopo decenni, quella Bufalara diventi una sede degna magari di accogliere un congresso piuttosto che una... Anche perché stiamo parlando di un monumento in realtà. Sicuramente è un monumento che è la memoria storica del Borgo Gromola. Noi vogliamo e siamo convinti che una volta che è diventato proprietà del comune con non una spesa enorme, ristrutturarla e fare magari un centro dove si possono fare delle mostre d'arte, dei convegni, quindi un luogo pubblico dove la cultura magari si può espletare. Sindaco, un'ultima domanda. Nel comune di Capaccio vivono tanti extracomunitari, la maggior parte sono ben integrati, i bambini frequentano le nostre scuole. Come mai secondo lei c'è questo fenomeno? Cioè ci sono ancora queste persone che vivono in questo modo, diceva il comandante prima dei vigili, anche in uno stato igienico-sanitario precario? Come mai? Perché queste sono quelle persone, quelli stranieri, extracomunitari, che non hanno avuto la fortuna, non hanno avuto la possibilità quindi di un lavoro, di una sistemazione soprattutto dal punto di vista lavorativo e quindi una certa indipendenza economica. Di conseguenza noi per quello che possiamo, date le forze che sono esigue dal punto di vista economico, dobbiamo cercare di far sì di individuare queste persone che sono un po' lasciate a se stesse e sempre nei termini di legge aiutarle a trovare un lavoro. Se ciò non è possibile, faremo quello che la legge prevede.